Agostino Ballone, presidente e amministratore delegato del gruppo Baltour. Siamo qui con ANAF, 75 anni, la sua è un'azienda importante, il tema è insomma di cronaca, l'apertura del mercato. Sì, l'apertura del mercato è un tema che in ANAF si dibatte ormai da moltissimi anni. Per quanto riguarda il TPL, fin dal 97 con il famoso decreto Burlando, sembrava che fosse il punto di partenza di una nuova stagione. Siamo praticamente ad oltre 22 anni da quella data e continuiamo a parlare ancora di apertura di mercato, ma i dati che sono stati esaminati questa mattina dimostrano che non c'è nessuna apertura del mercato, che si consolidano le posizioni in essere, che si fa estremo ricorso all'in-house e quindi tutto tranne che mercato. Per cui è un problema di modello e di strumenti? È un problema della estrema presenza delle aziende pubbliche, diciamocelo con chiarezza, che godono della protezione dei propri enti proprietari e quindi questo è il punto. Fino a quando non si scardina questo meccanismo, ahimè, il percorso è abbastanza difficile da eseguire. Per cui la convinzione, è vero che siamo in ANAF, però la convinzione è che l'efficienza si fa meglio se l'azienda è privata. Questo lo dicono i dati, noi li mettiamo semplicemente in evidenza, ma sembrerebbe che non interessino gli enti concedenti, quindi non sono interessati né all'efficienza né all'economicità, perché le scelte che vanno a praticare quotidianamente vanno in altra direzione. C'è una direttiva, la 1370, che va in una direzione di apertura del mercato della messa a gara. Sì, ripeto, la messa a gara dovrebbe essere la regola normale che tutti dovrebbero perseguire senza tentare di trovare scorciatoie. Ma purtroppo, ribadisco ancora, questo non avviene in Italia. Ci sono tante sfide all'orizzonte, soprattutto nel TPL, ricordavamo prima anche con il Presidente, l'elettrificazione dei sistemi, la transizione energetica, insomma tutto questo vuol dire anche investimenti. Le gare, l'apertura del mercato, come può rispondere a questa esigenza? Beh, facendo dei bandi molto articolati, puntuali e quindi mettendo a gara l'efficientamento di tutto il sistema. A quel punto l'operatore, pubblico o privato che sia, partecipa sapendo quali sono gli adempimenti da mettere in atto, i costi da sostenere e formula evidentemente la migliore offerta.